Salve a tutti e benvenuti al 77° podcast ufficiale del Movimento Zeitgeist Italia di domenica 19 gennaio 2014. Io sono Giovanna Marino, responsabile delle relazioni internazionali del capitolo italiano. Cominciamo con le notizie interne al coordinamento. Il nostro co-coordinatore nazionale, Vincenzo Barbato, ha annunciato di volersi dimettere dal coordinamento del Movimento Italiano. Poiché nelle prossime settimane sarà impegnato con esami importanti all'università, solo successivamente ci sarà un chiarimento in cui formalizzerà questa sua intenzione, benché francamente tutti i coordinatori sperano vivamente in un suo ripensamento. Nino Aloi, coordinatore del GDL Traduzioni, nonché collaboratore del GDL Programmazione e rifondatore del gruppo di Torino, purtroppo ci lascia la necessità di finire gli studi universitari e per potersi poi impegnare nella vita reale al fine di realizzare una rete alternativa per l'accesso ad internet sullo stile di Noinet. Noi tutti i coordinatori lo ringraziamo per tutto il tempo che ha dedicato al movimento con passione ed impegno. Lo salutiamo con un abbraccione caloroso e un arrivederci a presto. Allora, altre notizie, il rilancio delle conferenze online di Zeitgeist Italia. Allora, vorremmo proporre delle conferenze virtuali da svolgersi su TS, TeamSpeak, oppure su Hangout, su temi che decideremo assieme, quali ad esempio. Poi magari appunto se ne possono aggiungere quelli necessari, insomma quelli che volete. Ad esempio, missione del movimento Zeitgeist, il metodo scientifico, l'open source, la comunicazione non violenta, il consenso nazionale, razionale, eccetera, eccetera. Alla fine di questo podcast invitiamo i presenti ad esprimere i loro argomenti e a tutti gli assenti a contattarci per proporre dei temi che vorreste discutere con il coordinamento. Inoltre vorremmo proporre l'organizzazione di una conferenza non virtuale, in stile simposio Società Sostenibile di 2 anni fa, occasione che può trasformarsi in un bellissimo incontro nazionale dei volontari del Movimento Zeitgeist Italia. Ovviamente i temi, i luoghi e i tempi sono tutti da definirsi e quindi direi che aspettiamo solo la vostra voce. Passiamo ai report dei GDL e io darei la parola a Massimiliano Masciulli per GDL grafica e video e anche per quello di programmazione. Vai Masma. Ciao a tutti, dunque, riguardo al GDL grafica e video, non ci sono grosse novità se non quello che appunto tutti i lavori e i progetti che erano in lavorazione sono sostanzialmente tutti terminati, quindi l'editing video dell'hangout e tutti gli altri lavori, insomma, sostanzialmente sono terminati. Ovviamente rimangono tutti i progetti, quelli stabili, tipo gli editing, le pubblicazioni dei podcast e quant'altro. E quindi per il GDL grafica è tutto. Invece, riguardo al GDL programmazione, i lavori avanzano regolarmente. Sostanzialmente, la piattaforma Open Atrium è pronta all'utilizzo, quindi invitiamo tutti i coordinatori a cominciare ad inserire dei loro contenuti, ovviamente previo
incontro che dovremo fare appunto con tutti i coordinatori che dovranno lavorare sopra questa piattaforma per gestire. Dare l'accesso, gestire appunto per la gestione utenti che entreranno appunto e per cominciare appunto a impratichirsi con la nuova piattaforma per i gruppi di OpenAtrium. Poi ho qualche notizia anche del GDL Tecnologia. Daniele Poddighe ha completato una guida, un'aggiunta e un addendum di trucchi di trucchi vari, insomma, e di consigli vari, sempre per la Prusa, per la stampa 3D, e l'ha arricchita con dei consigli che riguardano il completamento delle stampe interrotte. Un attimo solo, metto anche il link in chat. Poi, sempre per il GDL Tecnologia, Antonio Gison ha terminato il tutorial numero 6 su Arduino, che è online. E basta. Basta per le notizie sui GDL, sono terminate qui. Grazie Massimiliano, e adesso dunque abbiamo un report cittadino di Milano. Purtroppo il GAU non può essere presente e quindi il report ce lo legge la nostra Pat con la sua bellissima voce. Vai Pat! Grazie e niente, salve a tutti. Parto con questa lettura che ci invia Davide Gaulli, coordinatore Zeitgeist della città di Milano. Qui a Milano stiamo portando avanti con il Politecnico il progetto di orto cittadino da più di un anno e proprio ieri abbiamo effettuato una riunione per pianificare le attività di questo anno. Abbiamo un sito del Poli coltivando su Google. E a strafatica sto cercando di introdurre l'utilizzo dei Google Docs. Quest'anno ho come obiettivo la realizzazione di documentazione da poter condividere con il mondo, calendari, semine, consociazioni, rimedi naturali antiparassitari e malattie. Continua la nostra collaborazione con ZAC, il mercato contadino dal basso organizzato da alcuni GAS della zona, associazioni culturali tipo noi. Ciclo officina, PC officina, eccetera, e di produttori dei gas. È stato inoltre vinto un bando per l'assegnazione di un edificio comunale all'interno del parco dove si svolge il mercato, che consentirebbe ai membri di ZAC di avere delle stanze permanenti, sale conferenze e orti. Vi farò sapere di più in futuro. Proseguono inoltre i lavori sulla stampante 3D, che oramai va solo ottimizzata. E ci appresteremo alla realizzazione di una seconda grazie al dono fatto dalla persona che avrebbe avuto diritto alle parti stampabili di una reprap nel crowdfunding. Il progetto dei PC rigenerati è proprio dal punto di vista tecnico, abbiamo un'immagine automatizzata Debian. Ora si tratta di installare e donare i PC accumulati. Se avremo la stanza permanente di cui parlavamo prima, potrebbe partire alla grande. Dobbiamo riprendere le conferenze mensili al Chiama Milano per cercare forze nuove da allocare nel gruppo e nei vari progetti, visto che molti attivisti di lungo corso sono oramai non pervenuti o presi in altri progetti personali. Come obiettivo abbiamo di iniziare il prossimo mese, in ottica preparativa dello Z-Day. Inoltre, anche se qui usciamo dai progetti ufficiali Zeitgeist Milano, stiamo preparando le basi per la creazione di un braccio robotico per piccola e media impresa in Creative Commons. Nostro amico ha iniziato a lavorare presso un'azienda per automatizzare la sua produzione. Per ora ha iniziato con un braccio proprietario, ma il proprietario è sensibile alle tematiche CC, Creative Commons e open source e vede di buon occhio la nostra idea.
ultimo, ma forse ciò che tutti noi stiamo cercando da alcuni mesi, un gruppetto di noi più alcuni amici e familiari sta pensando di ottimizzare tutta la vita domestica, sia economicamente che come tempi, spazi, consumi e modi decisionali. Per sintetizzare, stiamo cercando di realizzare una specie di co-housing domotico. Oltre ad ottimizzare gli spazi, centralizzando alcuni locali, cucinone e sala da pranzo, lavanderia, laboratori, cantine, orti e giardini, e ottimizzare i costi per elettrodomestici e mobili, cercheremo di ottimizzare anche i servizi, come cucinare, lavare, fare la spesa, eccetera. E beni condivisibili, auto, bici, moto, TV, 500 pollici, eccetera. Al che i più realisti inizierebbero, e lo fanno, a prospettarci litigi, problemi e drammi vari. Invece il tutto si baserà su un sistema informatico che si occuperà di raccogliere feedback e dati, in modo da far funzionare tutti i servizi al meglio e generare uno strumento democratico pesato o ponderato per ambito. Per ora il funzionamento e la struttura del software è nelle nostre menti. Stiamo iniziando a metterlo per iscritto e faremo delle registrazioni video. Vi terremo aggiornati, in quanto immagino interessi a molti di noi, essendo molto simile al computer ipotizzato da Fresco per il funzionamento di Venus. Infatti, il software sarà realizzato per funzionare nella Libre House, il nostro co-housing, ma anche in un'azienda, squadra di basket o nella gestione di una città o del pianeta. Sicuramente queste poche informazioni non sono sufficienti per comprendere il suo funzionamento, ma vi assicuro che è stato davvero ben pensato. E con queste novità spero di superare alcuni recenti screzi e decisioni, anche perché appena risolti alcuni inconvenienti logici, ci servirà l'aiuto di tutti per la realizzazione e la calibrazione degli algoritmi. Ciao a tutti, Davide. Grazie Pat. E allora a questo punto, se non ci sono altre notizie, passerei a quelle internazionali. Allora, abbiamo avuto un meeting internazionale il 25 dicembre scorso, e purtroppo abbiamo solo il report della Polonia. Ed è questo, in pratica il capitolo polacco. Nel capitolo polacco ci sono diverse attività in corso. La fanpage di Facebook è molto attiva. Hanno iniziato un portale di news, per il momento solo su Facebook, ma sta guadagnando sempre più popolarità. Ci sono alcuni capitoli locali, alcuni dei quali ospitano riunioni in modo regolare e proiezioni di film, eccetera. Purtroppo per il momento il coordinatore del capitolo della Polonia non sono riusciti, diciamo, ad organizzare il capitolo per avere un buon successo, ma stanno lavorando, stanno pensando di riorganizzare, di fare un incontro anche loro di coordinatori nella vita reale. E durante l'incontro sarà focalizzato solo su questo, quindi riportare un certo impegno nel coordinamento del capitolo della Polonia. Dunque, invece poi abbiamo un bellissimo progetto che è stato realizzato da The Jest e che richiede una certa collaborazione. Adesso vi spiego di cosa si tratta. Si chiama The European Way Project ed è praticamente un progetto che è collegato con il viaggio attraverso l'Europa che Jacek e Paulina, due Zeitgeister della Polonia, fecero nel 2011. Hanno visitato praticamente 16 paesi facendo l'autostop da un paese all'altro e durante questo viaggio sono state filmate sia le attività degli attivisti del movimento e sia sono state realizzate delle interviste con appunto dei volontari, tra cui tra l'altro c'è anche Federico Pistono. Quindi tutto sommato si è conclusa con circa 200 ore di filmati
E adesso, dopo 2 anni e mezzo, dopo il viaggio, il progetto è stato riattivato e ha bisogno del vostro aiuto. Se siete interessati ad aiutare per la finalizzazione del progetto, fare un documentario sul movimento in Europa, eccetera, potete visitare il link che poi vi metto sotto in chat. A iniziare a contribuire sia per quanto riguarda le traduzioni, sia per quanto riguarda la produzione del video con tutto quello che necessita da un punto di vista tecnico, quindi insomma, nei dettagli acustici, eccetera, eccetera. Adesso non so esattamente i termini tecnici, ma insomma, il montaggio del video e quant'altro. Dunque, il prossimo meeting internazionale sarà il 29 gennaio 2014 alle 22 UTC, ora internazionale. Dunque, e questo è quanto per quanto riguarda le notizie dai meeting internazionali, però ho qui anche quattro belle notizie e relativi video che secondo me sono molto interessanti e riguardano praticamente quattro interventi di Peter Joseph e uno di Federico Pistono. Quindi abbiamo quattro video di Peter Joseph intervistato. Allora, la prima è Economic Calculation in Natural Law, Natural Law Resource Based Economy, che è praticamente la conferenza che ha fatto Peter Joseph a Berlino nel novembre del 2013. Poi abbiamo un'intervista sempre di Peter Joseph fatta dal coordinatore tedesco. Abbiamo un bellissimo cartone animato molto carino, sempre realizzato da Peter Joseph, che si chiama Peter's Island, TCM Debit. Poi abbiamo una bellissima intervista, con Peter Joseph fatta da Harold, Channer, e sempre un'altra intervista fatta a Federico Pistono, sempre da Harold Channer. Ora, entrambe le interviste si sono svolte queste ultime due, si sono svolte nel programma Conversation with Harold Hudson Channel, che è praticamente un talk show televisivo della Manhattan Neighborhood Network della città di New York, quindi un programma televisivo molto visto e molto seguito, e quindi qui potete vedere la registrazione su YouTube. E con questo direi che è tutto, vi ringrazio per l'ascolto e a risentirci al prossimo incontro.